Stiamo assistendo ai mutamenti climatici e siamo già alla 2.0. 2 anni fa parlavamo della presenza di zanzare a dicembre sul territorio. Oggi ci troviamo in una giornata di sole, il mese di febbraio, col carnevale impazzante. Quando anni fa di carnevale spesso chi si mascherava tornava a casa con la bronchite perché il freddo colpiva le vie respiratorie. Oggi assistiamo a questa giornata di sole. Con l'ultima nevicata che abbiamo avuto è stata il gennaio nel 2018, dove in alcune zone ha fatto anche circa 1 metro di neve. Ma in questa zona qua stavamo intorno al 0,5 metro. L'anno precedente addirittura il troppo gelo aveva ghiacciato le fontanine. Oggi invece ci troviamo ad essere disabiliati perché il clima purtroppo ha questi mutamenti. Ci sono tante correnti di pensiero. C'è sta il negazionista che dice che i mutamenti climatici sono colpa degli andamenti ciclici della Terra, quindi periodi di caldo e periodi di freddo, periodi di glaciazione con periodi di surriscaldamento. Questa corrente di pensiero, che sono i neoecologisti, sembra un po' come la favoletta del pastorello che gridava nei tempi passati, gridava sempre al lupo, oggi nessuno più crede alla favoletta del pastorello perché le situazioni, diciamo, che si sono standardizzate. 2 anni fa parlavamo dell'energia nucleare, delle energie alternative. Bisogna ritornare esattamente al pre-referendum, riaprire le centrali nucleari per ridurre sostanzialmente l'uso dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e soprattutto anche trovare sostanze alternative per l'automotive, in quanto non rischiamo veramente il collasso ecologico. Questi cambiamenti climatici purtroppo incidono sull'ecosistema. Incidono perché comunque ciò che si produceva a gennaio, febbraio non si produce più, perché non c'è il clima adatto per quel tipo di produzione, ivi compreso gli insetti che vivono, che sopravvivono ai climi più temperati e quindi incidono sulle grosse migrazioni, sugli uccelli che migrano e via discorrendo. Quindi c'è tutta un'alterazione dell'ecosistema, per cui gli interventi sulla produzione di energia, soprattutto se si riesce ad investire sul carburanti alternativi con tipo il biodiesel per i grossi mezzi, per i mezzi pesanti, o anche soprattutto l'uso dell'idrogeno come combustibile, quindi sostituire mano a mano i combustibili fossili all'interno degli automezzi, anche perché comunque l'elettrico per me è fallimentare, soprattutto per i costi di smaltimento delle batterie. Quindi c'è un impatto ambientale diverso che non abbiamo ancora calcolato, lo calcoleremo fra anni e ci troveremo con tanti sfasci, ma è anche l'impatto del litio sugli ecosistemi. La quantità è minore rispetto al piombo delle batterie di prima generazione, però comunque c'è un impatto ambientale che deve essere comunque calcolato rispetto all'impatto, al cosiddetto impatto zero, che impatto zero non è. Ho sempre sostenuto, lo dissi anche nella scorsa intervista, che facciamo le nostre scelte sulla base di spinte emozionali, come fu il referendum per l'abolizione del nucleare all'indomani dell'esplosione del reattore di Chernobyl, come sulla scorta di questi mutamenti climatici oggi ci preoccupiamo di valutare l'impatto ambientale o di vedere soprattutto accentuare il discorso dell'impatto ambientale dei combustibili fossili. Quindi aboliamo i combustibili fossili, andiamo tutto elettrico. Come al solito la virtù sta nel mezzo. La scelta è sempre una scelta mediana. Mediare tra le varie posizioni comunque comporta una scelta che è probabilmente meno impattante, ma che comunque ci evita
pentirci domani dell'errore commesso ieri, come ieri facemmo le battaglie contro le trivelle, vietando chiudendo i pozzi di estrazione di gas nell'Adriatico. Oggi siamo vittime delle speculazioni economiche di paesi che ci ricattano sul gas metano. Quindi la soluzione migliore è quella di cercare di equilibrare con un piano energetico nazionale che tenga conto di tutte le varie aspettative, tutte le varie richieste degli stakeholders, in primis anche gli ambientalisti, per la carità di Dio, non è che sono tutti quanti allarmisti, però c'è una verità di fondo, che se non agiamo su quello che possiamo fare sui mutamenti climatici, ci rischiamo di aver alterato definitivamente i nostri ecosistemi.